Questa sera ci sono delle piccole novità. La piattaforma Zoom Pro su cui stiamo effettuando questo incontro viene offerta dalla Roger Comunicazione SRL, mentre Digitale Oggi, che vedete alle mie spalle qua, è la community, aspettate che c'è un'altra persona, admin, è la community di Spencer Cabildo, che in pratica è l'amministratore del nostro group su Meetup. Non sto neanche a farvi vedere la schermata perché ormai dovreste sapere già di cosa stiamo parlando. Quindi, benvenuti quindi al nostro appuntamento bisettimanale di Meetup dedicato alle arti grafiche nell'ambito della stampa e del web. Questa sera abbiamo come ospite Marco La Rosa, esperto di SEO, web copyright, un altro che sta entrando, scusatemi, blogger e traduttore di diverse lingue. Tra l'altro, scusami Marco, io ho scoperto oggi guardando il tuo profilo che sei anche certificato hai anche un certificato della SEMrush Academy. Sì, esatto, SEMrush è una piattaforma molto popolare per chi fa Esatto, SEO, esatto. Insomma, magari sicuramente. ti dico, se vuoi spiegare, la conosco infatti, volevo dire quattro parole, SEMrush, ricordiamolo a tutti, è la piattaforma web che offre diversi strumenti per verificare se il vostro sito web è conforme alle regole basilari per ottenere un buon punteggio SEO. A proposito, onde evitare degli equivoci, noi stasera parliamo di SEO. Di che cosa stiamo parlando? SEO non vuol dire essere posizionati nei primi posti dei motori di ricerca, quella è tutta un'altra storia. Poi magari Marco corregge il tiro, ma io lo so così. SEO sta per Search Engine Optimization, ossia si tratta di quella disciplina che contempla tutte le pratiche necessarie per ottimizzare il vostro sito affinché venga ben digerito dai motori di ricerca. Io faccio sempre l'esempio della mamma, quando mi diceva: tieni la camera in ordine, perché se arriva qualcuno, quel qualcuno non so chi fosse, non è mai arrivato nessuno. Però sappiamo che quel qualcuno per i nostri siti sono i crawler. Se i crawler vengono a visitare il vostro sito e lo vedono in disordine, voi avete una croce sopra, finita. Quindi a te la parola, Marco. Aspetta, scusami. Posso farti una domanda provocatoria? Ok. Vai. Adesso dovrei condividere dei tre plugin SEO che detengono il primato tra i più usati e più scaricati. Cosa preferisci? Guarda che puoi rispondere anche con un diplomatico dipende. Andiamo a vedere a proposito. Io uso Yoast, Io li avevo messi dove? però Eccoli qua, Yoast, ne abbiamo, OnlyOne. E secondo tra l'altro, cosa mi me. dici di questo Rank Math che sta andando alla grande? Ma io non Lancio l'ho la mai parola a usato. te. Allora, plugin non sono molto importanti, nel senso che se scegliete un plugin, lo scegliete perché vi dà quelle funzionalità che sono importanti per il SEO, che non vi dà l'installazione di base di WordPress. Con l'installazione di WordPress voi non potete controllare, ad esempio, i redirect, non potete controllare i nofollow. Non potete controllare le pagine che mettete in noindex. Ci sono una serie di operazioni che sono fondamentali per la SEO che la funzionalità di base non vi permette di fare. Quindi il plugin SEO purtroppo è inevitabile, va messo se volete fare SEO. Detto Esatto. questo, l'unica scelta logica di tutti i vari plugin che ci sono, a parità di funzionalità, scegliete il plugin che vi appesantisce meno il caricamento del sito. Quindi non è un problema di plugin buono o cattivo, è un problema che tutti questi plugin per la SEO sono purtroppo inevitabili, ma costosi in termini di risorse. Quindi è bene scegliere quello che vi dà le funzionalità essenziali che vi servono, che non vi dà troppe funzionalità, e che soprattutto non fa troppe chiamate al database o carica troppi script, perché se voi vi andate a vedere poi quanto incide in termini di consumi di risorse, questi plugin sono onerosi a volte. Ora, io l'ho controllato sul mio blog, ad esempio, un impatto di circa 150 millisecondi. Altri plugin possono essere più o meno invasivi, per cui la cosa migliore è provare, installarli, vedere,
fare un po' di test e poi sceglierete quello che fondamentalmente impatta meno sulla velocità. Perché è così importante la velocità? Ecco, questa sera vorrei parlarvi infatti di SEO, invece che parlare delle solite cose che tutti sanno come le keyword, io parlerei dei nuovi criteri di Google. Google a marzo ha annunciato nuovi criteri per l'indicizzazione e il posizionamento del sito che riguardano strettamente questa volta la user experience, cioè l'esperienza che l'utente fa su un sito WordPress. Questo riguarda molto la velocità, ma non solo la velocità. Anzi, Google ha creato delle vere e proprie metriche. Vi condivido queste slide, così le vediamo. Vedete tutti le slide? No, non stiamo, non stai... Io vedo che ho uno... No, forse, scusami, devo fermare io. Ecco, perfetto, scusami. È stata una mia mancanza, scusami. Sì. Stavo rispondendo a una persona in chat che mi sta dicendo se vuole fare le domande. E facciamo alla fine. Alla fine. Allora, vedete tutti le slide? Sono solo quattro, per vostra fortuna. Andiamo subito a vedere la seconda. Allora, vediamo quali sono questi nuovi tre segnali chiave che Google ha dichiarato che nel 2021 questi segnali chiave entreranno a pieno regime. Cioè, in questa fase Google li ha solo annunciati e ha detto che non impattano ancora i siti. Io vi posso garantire che ho avuto un problema con LCP e ho scoperto invece che già adesso cominciano a impattare i siti. Quindi fare SEO oggi vuol dire rivedere fondamentalmente il design dei siti fatti con WordPress. Vedremo adesso il motivo. Allora, intanto vediamo quali sono questi tre segnali chiave che costituiscono per Google il Core Web Vital. Cioè già il nome Core Web Vital, che vuol dire vitale per il cuore del web, secondo me è un nome terrificante, nel senso che ha qualcosa di terroristico da come la mette giù Google. Con questo aggettivo vitale io comincerei a preoccuparmi. E infatti, se andiamo a vedere i tre segnali chiave, il primo è il largest contentful paint, cioè sostanzialmente è il primo elemento, in genere il titolo H1, più importante che viene mostrato su un sito quando si carica. Questo primo elemento che si deve vedere quando caricate un sito deve caricarsi, mi sembra, entro un 4 secondi sostanzialmente. Se i secondi sono di più, per Google il sito comincia a essere di poca qualità e quindi comincia ad avere meno punteggio per il posizionamento. Gli altri due sono un po' più misteriosi. Comunque, il first input delay riguarda l'interattività che c'è tra il server e chi carica la pagina. Il cumulative layout shifts riguarda i movimenti, quindi ad esempio se avete dei siti con troppi pulsanti, pop-up, finestre, cose di questo genere, è molto probabile che Google potrebbe penalizzarvi. Allora, se riflettete su questi tre parametri, vi ho messo anche, per chi è interessato ad approfondire, c'è una guida di Google dove andare a cercare esattamente le specifiche, come vengono misurati e per ricavare tutte le informazioni necessarie a un approfondimento. Attenzione, questi tre parametri vuol dire sostanzialmente che non è più soltanto che dovete avere un sito veloce. Veloce si intende 3-4 secondi, che con WordPress, io ho notato, non è semplice. Ma dovete anche avere un sito che ha pochi pop-up, poche finestrelle, pochi effetti speciali, che ha una e che soprattutto carica rapidamente i contenuti più importanti. Ora, se voi riflettete se fate dei test sui siti di WordPress, scoprirete che questi siti sono quasi tutti fuori da questi parametri attualmente. Quindi il problema della SEO e di WordPress è fondamentalmente che quando questi parametri entreranno a regime bisognerà ridisegnare moltissimi siti. Bisognerà soprattutto alleggerire quello che rallenta il caricamento dei contenuti più significativi. Allora, per mia esperienza, il caricamento è lento, è complesso quando si usano troppi plugin. Quindi le indicazioni che possiamo avere per prepararsi a questo nuovo tipo di valutazione della qualità dei siti da parte di Google è: 1. Ridurre il più possibile i plugin. Perché riducendo i plugin noi riduciamo le chiamate al database, gli script che vengono caricati, le chiamate HTTP
E questo non sembra, ma può velocizzare anche del 100% un sito fatto con WordPress. Scusami Marco, però tu questi suggerimenti li stai dando a persone che vogliono veramente primeggiare. No, no, io lo do a quelli che vogliono restare posizionati, perché è chiaro che ora è inutile, se abbiamo un blog lo vogliamo posizionare, altrimenti non lo legge nessuno. Se Google considererà, come ha promesso, questi veri e propri fattori di ranking, ci perdi di ranking e non poco. Io ho scoperto che io ci ho perso 50 posizioni di ranking con una pagina che non era sufficientemente veloce il mese scorso. Poi ho cominciato, questo mi è insospettito, ho cominciato a lavorare sulla pagina, poi mi è venuta l'illuminazione, probabilmente la velocità, ho tolto tutte le foto, le ho ottimizzate. Ho dimezzato i tempi di caricamento, in 2 giorni mi ha riguadagnato 50 punti di posizione, che non è uno scherzo, cioè mi è passata dall'ottava pagina alla quinta pagina. Quindi attenzione, questo concetto dei Core Web Vital è minaccioso. Poi alla fine Google, introducendoli come veri e propri elementi di ranking, praticamente costringe in ogni caso a preoccuparsi della velocità del caricamento dei siti. Questo è anche abbastanza ovvio, perché comunque se un sito è lento, se supera i 5 secondi, io vedo che la gente chiude il sito e quindi poi è un bouncing rate enorme, cioè hai tante persone che non stanno neanche a darti la possibilità di guardare i tuoi contenuti. Quindi sono indicazioni, secondo me, che avranno un ruolo nella futura SEO e quindi vale la pena riflettere su che implicazioni questo comporterà per chi usa ancora WordPress. Allora, il problema di WordPress è che WordPress, lo sappiamo tutti, è di per sé lento. Se Google introduce criteri di efficienza sui 4 secondi, è chiaramente una manovra ostile, secondo me, per chi usa WordPress. Vuol dire che bisogna velocizzare WordPress il più possibile. Quindi il problema si sposta, cioè per fare bene SEO bisognerà anche fare bene i siti WordPress. Ora, i siti WordPress perché sono lenti? Io ho notato che spesso sono lenti non tanto per WordPress in sé, sono lenti per i plugin, perché i plugin non sono di buona qualità, perché i plugin non sono ottimizzati, perché magari anche se sono fatti bene non li sappiamo usare, ma poi in generale non si possono avere migliaia di plugin, perché i plugin spesso, come ad esempio, facciamo come dicevo, Yoast SEO, ti fa migliaia di chiamate al database. Ogni chiamata al database è un millisecondo che viene perso. E ogni script che viene caricato, ogni chiamata HTTP è tempo che viene perso e quindi rallenta il sito e degrada il punteggio, il rank con Google. Quindi le indicazioni che possiamo avere da questo cambiamento di Google è prestate un'attenzione maniacale al design. Che cosa vuol dire? Vuol dire mettete i plugin solo strettamente necessari, uno, mettete quelli tra quelli necessari fatti meglio, cioè che ottimizzano il più possibile i tempi, rinunciando a plugin molto strutturati e complessi che impiegano magari più di 500 millisecondi solo in chiamate al database MySQL. E poi, quali possono, usate la cache, usate il più possibile gli strumenti per velocizzare, ad esempio ci sono un plugin che sarà sicuramente importante ed è consigliato da Google, si chiama Hummingbird, è un plugin che praticamente ha 3 funzioni, ha una cache molto potente, ha fondamentalmente, dà la possibilità di comprimere tutti i file, dà la possibilità anche di accorparli e di ritardare il caricamento. Questo, ad esempio, io quando ho rivisto il mio, l'ulti, 2 giorni fa ho rivisto il mio blog, semplicemente accorpando tutte le chiamate ai file, ai CSS, ho guadagnato un punto. Per cui non è uno scherzo. Scusami Sì. Marco, a proposito del tuo blog, oggi mi diceva una delle persone che voleva partecipare, credo Maurizio, che ha letto sul tuo blog, tu dai questi consigli qua. No, io nel mio blog mi occupo di neuroscienze di comunicazione, quindi non mi occupo di SEO. Ah, scusa, Però scusa. il mio blog è sicuramente per me una grande palestra SEO, perché lo gestisco io e quindi applico tutte le teorie, le strategie, tutte le conoscenze di SEO che ho. Scusa, Ecco, sì. 2 giorni fa, proprio perché ho visto che Google mi ha segnalato tramite la Search Console un problema di lentezza delle pagine, ho detto, ahia. Quando ho scoperto questa novità in arrivo, ho cominciato a ottimizzarlo. Sono riuscito ad abbattere la velocità di caricamento da 6 secondi a
a circa 3 secondi, 54 secondi, semplicemente usando di questo plugin Hummingbird che permette di fare operazioni come ad esempio fondere i file CSS e ridurre le chiamate HTTP e quindi risparmiare sui tempi di caricamento e migliorare quindi il primo parametro che è l'LHP, cioè il primo contenuto significativamente valido di un sito. Quindi come vedete ci spostiamo, cioè il problema della SEO, io lo vedo anche in tutti i forum, anche nei gruppi Facebook. Il problema della SEO di oggi non è più un problema di parole chiave, anche perché Google ormai è molto bravo, non, le parole chiave sì, intendiamo, servono, ma non è più quello il cuore della SEO. Il problema della SEO si sta spostando sul design dei siti, cioè per avere dei siti che in qualche modo rankano bene su Google, bisogna accontentare Google che vuole dei siti con una buona user experience. E il primo criterio della user experience è che il sito sia veloce da caricare, che arrivi subito questo contenuto, ma oltre, poi abbiamo gli altri due criteri che non vanno trascurati chiaramente, ad esempio avere un sito pieno di pop-up, reclame, cose di questo genere, dimenticatevi queste cose qua, perché l'esperienza utente su questo tipo di siti è terribile. La mia riflessione è questa, state se usate WordPress, state sul tema di base. Cioè, abbandonate la pratica di usare editor, ad esempio gli editor di WordPress creano un codice molto complesso e che sicuramente rallenta tutto il sito. Invece, nel complesso, WordPress con installazione di base, cioè il tema di base, può essere intanto personalizzato perché poi Gutenberg permette di fare praticamente tutto, ma soprattutto ha un codice molto più pulito. Quindi bisognerebbe un po' passare da un uso irresponsabile di WordPress a un uso estremamente calibrato e molto minimalista. Usate WordPress come tema di base, complicatevi la vita il meno possibile, caricate il numero minore possibile di plugin e verificate continuamente le prestazioni. Per verificare le prestazioni di WordPress, io vi do due strumenti. Beh, sicuramente c'è Google Speed Insights, che è un tool di Google che misura questi tre parametri e la velocità, che è importante, anzi direi fondamentale, perché con i test che potete fare, potete intanto vedere il vostro sito quanto è veloce, che punteggio ha e soprattutto vi dice Google Speed Insights i nodi, i problemi, quali sono gli script che bloccano il caricamento, dove andare a intervenire. Il secondo è un plugin di WordPress che per fortuna consuma poche risorse e non impatta particolarmente sul caricamento di un sito, che è WP Query Monitor. È un plugin fondamentale perché vi fa vedere tutte le chiamate che vengono fatte dalla configurazione che avete scelto e dei plugin. Quindi vi dirà quanto tempo impatta un plugin in chiamata al database sul caricamento della pagina. Scoprirete, ad esempio, che ci sono dei plugin mostruosi, che arrivano addirittura a 500 millisecondi di consumo solamente in chiamata al database. E Query Monitor vi dirà anche tutti gli script, vi dirà i CSS che vengono richiamati, vi dirà le dipendenze, vi darà tutta una serie di strumenti di debugging di un sito in WordPress che sono sicuramente preziosi per chi vuole provare a fare un'ottimizzazione. Poi, un altro plugin utile è Hummingbird perché vi dà una gestione, come vi ho detto, molto avanzata di funzionalità come la cache, come ad esempio la compressione dei file, la possibilità di fondere gli script in un unico file e tutta una serie di funzionalità con cui alla fine io sono riuscito a raddoppiare praticamente la velocità del mio sito utilizzandole. Ricordatevi poi, la compressione delle immagini, le immagini sono un problema, per cui meno ne usate meglio è. E io ripeto, il vero consiglio è riducete le risorse al minimo indispensabile. Per cui io mi porrei sempre il problema, ma poi ho veramente bisogno di questo plugin? E è meglio avere un unico plugin che ha tutte le funzionalità, magari di 20 plugin, che avere 20 plugin che vi fanno ognuno una singola cosa. Questo però lo potete capire provando varie configurazioni, non è così semplice. Dovete vedere cosa avete bisogno, provate varie configurazioni, testatele con WP Query Monitor. WP Query Monitor vi farà vedere i tempi. Fate varie prove e poi, provandoci, dovreste riuscire prima o poi ad arrivare alla configurazione ottimale.
L'importante, ripeto, è rispettare questi tre segnali chiave, perché ora diciamo che Google ci dà 3 mesi di sperimentazioni, però ha detto che 2021 poi non è così lontano, i 3 segnali chiave diventeranno parametri ufficiali di ranking insieme a, ad esempio all'usabilità per i mobile. Anche l'usabilità per i mobile è un parametro di ranking. Io mi ricordo quando ho avuto un problema di usabilità per i mobile, non sembra, ma Google mi ha buttato giù di 20 posizioni. Quindi queste cose non vanno prese, secondo me, in maniera superficiale. Per cui io vi lascerei oggi con queste notizie e queste riflessioni. Se avete delle domande, sono qua a rispondervi. Sì, c'era la domanda... scusami, aspetta un attimo, stavo andando a cercare... sì, tutti stanno chiedendo Hummingbird, come lo scrivi? Non lo puoi mettere nella chat? Allora, sì, aspetta che ve lo scrivo in chat. E vediamo. Poi c'era Vittorio, se volete parlare ditelo, mettete nella chat che vi attivo. Allora, attivo. Chat, aspetta, Hummingbird, è l'uccello del martello. Perché guardate, siete sì, è lui, Hummingbird, Giovanni. Lo vede lui. Quel nome lì, l'ha scritto Giovanni. Ah, va bene, va bene. È lui. Ed è consigliato, tra l'altro... Allora, tabelle di confronto fra i plugin non si possono fare. I motivi sono ovvi, intanto perché non è corretto verso chi fa i plugin, ma poi non si possono fare perché il plugin... lo devi vedere in un contesto, cioè lo stesso plugin messo in un contesto A ha una resa, in un contesto B un'altra, perché i plugin si interferiscono tra di loro. Quindi non ha senso dire questo plugin rende più o meno in sé. Questo plugin rende più o meno se usato con una configurazione di un certo tipo, con un certo tema e su una certa macchina, su un certo server. Quindi bisogna fare dei test sul proprio blog e avere la pazienza di provare, sostanzialmente. Diciamo che come linea di massima tutti i plugin occupano risorse. Non ci sono plugin leggerissimi, soprattutto i plugin SEO sono pesanti. Yoast ne consuma parecchie di risorse. Il problema è che non si può, purtroppo ancora non se ne può fare a meno. L'ideale sarebbe che queste funzioni di base della SEO fossero inserite nel core di WordPress. È infatti una proposta che avevo fatto al WP Champ a Milano di introdurli inattivamente, perché non ha senso avere una piattaforma pensata per i blog senza avere la possibilità di inserire inattivamente i metadata, ad esempio. Questo io non ho mai capito perché WP queste cose non le inserisce inattivamente, insomma. Questo avrebbe un grosso risparmio sulle risorse. Scusami, Marco, c'è Tortora Vittorio che vuole parlare. Sì, prego. Prego, prego, può parlare. Vittorio. Se riesco, mi sentite? Sì, Vittorio, ti sentiamo. Allora, grazie innanzitutto e buonasera. Sì, scusami Vittorio, solo una cosa. Marco, prova a guardare, io ho pubblicato Hummingbird, se è giusto il link. È un plugin, Hummingbird Perform. Sì, è giusto, è giusto. È giusto. Vediamo se lui... Aspetta che te lo guardo. Sì, è lui. C'è qualcun altro che sta chiedendo. Prego, parla pure Vittorio. Grazie infinite. Intanto doppiamente grazie perché ci state, se mi è consentito dire, dando moltissimo, no? Perché parlare con due persone che senza interessi economici ti danno tantissime nozioni e ti fanno crescere, insomma, bisogna ringraziarvi. Allora, il mio piccolo problema è questo. Faccio una premessa. Io sono un autodidatta. Mi sono fatto istruzione anche pagando, no? Per le persone che potevano darmi certe nozioni. E ho cominciato ad avvicinarmi, anche se il mio lavoro principale, io faccio il restauratore. Mi interesso di acquisto, restauro e vendita di porte e portoni vecchi e antichi. Perciò un prodotto e un servizio molto di nicchia. Ho cominciato a lavorarci sopra, a gestire il mio sito aziendale e ne sono rimasto affascinato, perciò adesso sono proprio un cultore e un appassionato del mio sito e cerco di fare tutto quello che è possibile, ho fatto anche dei corsi per migliorarlo. Allora la mia domanda, e mi scuso se è banale, è questa:
faccio un esempio pratico. Io adesso voglio passare al formato WebP, perché mi consentirà, e Google, voi saprete sicuramente che lo segnala, ti dice, attenzione, stai usando un formato vecchio di immagini, io voglio utilizzare un plugin che mi consenta di fare la conversione, no? Ho già chiesto al mio servizio di hosting di prepararmi i loro server, loro l'hanno fatto. Allora qui io sono andato a leggere tutti o quasi i tutorial che ci sono in giro, di persone come voi che sono, diciamo così, degli specialisti, e ho trovato una serie di plugin, tutti validissimi. Vado a vedere il numero di stelle, vado a vedere quante applicazioni, cioè uno ce n'ha 1 milione, l'altro ce n'ha 200.000, però non c'è un supporto, passatemi il termine, che mi possa dire, e non credo che, come dire, toglierebbe qualcosa al creatore, dello sviluppatore del plugin, quanto questo generalmente può occupare in termini di peso. Io per vedere tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plugin che fanno la conversione, i WebP, io me ne devo installare uno, andare a vedere su, cioè devo fare un lavoro immane. Se esistesse una tabella che mi dice che www, oltre che essere applicato su 800 installazioni, avere 4,5 stelle, pesa, dico una scemenza, abbiate pazienza, 1 megabyte, e l'altro, per esempio Short Pixel, pesa 500 kilobyte, ecco, per me sarebbe già un elemento che insieme al numero di stelle, al numero di applicazioni, non so se sono stato chiaro. Sì, no, è chiaro. La domanda di prima, no, non è possibile avere queste tabelle perché le prestazioni dei plugin dipendono da una complessa serie di variabili, tra cui la singola installazione del singolo blog, gli altri plugin installati insieme al plugin sul singolo blog e via di seguito. Quindi cioè non incidono gli altri plugin, in altre parole, sul peso in assoluto di uno che io vado a installare? Ma se posso dire qualche cosa io, Marco? Sì. Posso dire qualcosa? Se non ricordo male, però bisogna andare a vedere. GoDaddy faceva questo tipo di analisi, però era lui il provider che ti diceva, guarda che... Ho capito. Sì, è il provider. Dipende dal server, e quindi non tutti, non lo so, potresti che cercando... Non è possibile fare una tabella del genere affidabile perché ci sono troppe variabili, non dipende soltanto dal singolo plugin, dipende anche da dove viene messo. Ad esempio, un server molto ricco di risorse, con una grandissima memoria RAM e velocissimo, anche se facciamo la configurazione peggiore possibile. Mm-hmm. Ecco, però in genere si opera su dei server in condivisione quasi, già oberati di loro, per cui la cosa migliore è ridurre il più possibile l'uso dei plugin. Certo. Però Marco, giustamente, come dici tu, se uno mette il suo sito su dei server altamente performanti o quei famosi CDN, riesce anche lì a guadagnare qualche cosa. Sì, però costa, attenzione, esatto, non vale la pena in genere. Se io prendo Akamai, il servizio che fa che vende a Apple a Performance o anche a quell'altro, mi si chiama quello Master, quello che pare male Akamai, permette di fare, di ottenere performance molto ottimali, però appunto, ripeto, è una questione di investimenti in risorse. Non so se abbiamo risposto. Comunque, allora, ritornando alla domanda, un sistema per capire se sul proprio sito, allora, con Query Monitor si riesce ad avere una stima della velocità del plugin sul proprio sito. Però devo installarlo, vero? Lo devi installare, lo devi sapere, lo devi guardare, ti devi vedere le chiamate che fa, lui ti dirà plugin XY consuma 360 millisecondi, ad esempio, di chiamata database solo. Poi devi guardare gli script che carica, cioè devi avere la pazienza di farti un'analisi cosiddetta di debugging.
guardare tutto quello che questo plugin chiama, vedere come lo chiama, dove lo chiama e con quanti secondi. Questo si riesce a sapere un po' usando Query Monitor, si sanno le chiamate al database. Usando lo strumento Google Speed Insights te lo segnala se c'è uno script o un file che questo plugin richiama che ostacola la visualizzazione. Quindi usando questi due strumenti combinati si riesce un po' a capire dov'è il problema di un sito un po' lento, diciamo. Però, ripeto, non è che si possono avere delle tabelle dei confronti. Bisogna fare un'indagine caso per caso. Questo è ovvio, proprio perché i parametri sono così tanti che non è che si può dire in astratto un plugin A è più o meno performante di un plugin B. Ho capito, grazie. Niente. Prego, prego. Se ci sono altre delle domande, altrimenti io chiudo. Marco, vuoi aggiungere qualche cosa? No, tu? Io vi lascio, se siete interessati, vi lascio il mio contatto su LinkedIn. Se posso fare ancora una domanda, prego, se mi è consentito. Ecco, visto che ho citato in modo indiretto questo mio, non problema, ma questa fase, no, che sto affrontando, che è quella della... Avevo già ottimizzato tutte le mie foto, ma erano tutte JPEG, cioè i normali formati, quelli obsoleti per Google. E il passaggio a WebP, voi lo ritenete un passaggio importante che può ottimizzare ulteriormente il sito e diminuire la velocità? No. Scusate, aumentare la velocità? No, non è così fondamentale perché questi nuovi formati hanno un problema, non sono supportati da tutti i browser. Sì, questo sì, ne sono consapevole. Ecco, per cui è ancora una tecnologia, cioè diciamo che Google si diverte molte volte anche a usare le persone, a usarci come cavie. Ah, ho capito. C'era anche nuove tecnologie che magari lui stesso sta cercando di promuovere. Ci fa fare da test, ecco. Sì, bisogna stare un po' attenti. Cioè, mentre Google ha detto che sicuramente questi Core Web Vital saranno parametri di ranking, quindi si è impegnato ufficialmente, quando si parla dei nuovi formati delle foto, lui dice, ti consiglio, perché secondo me con le nuove forme, con i nuovi format sei più veloce. Ma non è che lui poi ti dà un premio, hai capito? Cioè, devi vedere se veramente sei più veloce, devi fare delle prove. Marco, sui suoi siti, mi consente una domanda. Ha installato un plugin di conversione? No, andiamo su. Non l'ha fatto, non l'ha fatto. No, perché mi occupano risorse, lo converto io a parte, carico le foto già in JPG, già compresse, già ottimizzate. Poi c'è, attenzione, non lo pratica quel formato, WebP non lo hai praticato. Non lo metto perché non è supportato da tutti i browser e preferisco aspettare che effettivamente si diffonda. Lei però... sto un po' indietro, lei però saprà sicuramente, perché lei è un professionista, che ci sono molti plugin che quando convertono fanno arrivare ai vari browser l'immagine o in soluzione WebP oppure in soluzione JPG, cioè vanno a selezionare tramite le librerie, per capirci. Fantastico, peccato che le risorse... cioè il problema è ogni volta che io carico un plugin, questo plugin mi consuma risorse. Allora devo pormi il problema del costo opportunità di avere foto in un nuovo formato che magari risparmio due, poi il plugin mi costa due, risultato zero, non è un grande affare. Allora metto in JPG classico, le super ottimizzo e alla fine della fiera non metto nessun plugin e ci guadagno. Ho capito. Per fare dei conti, nel senso che il plugin mi consumerà delle risorse, quindi un meno. Il vantaggio che mi dà il plugin è superiore in maniera significativa alle risorse che mi consuma, allora conviene. Ma se io mi vado alla fine ad avere un risultato più o meno simile per un formato neanche poi più di tanto supportato, il gioco non vale la candela, meglio aspettare che questo formato si diffonda a un punto tale che diventa abbastanza comodo usarlo, no? Sì, posso Marco dire... Scusi. Sì. Marco, io volevo dire a Vittorio, ma Vittorio ha mai provato a usare il CDN? Per questa storia delle immagini... Io sono già su Cloudflare. Cloudflare? Sì. Ah, ho capito. E nonostante questo hai dei problemi?
No, adesso dunque devo dirvi una cosa, data la passione che si è scatenata, sono diventato un perfezionista, no? Che cerca di migliorarsi sempre. Per cui, siccome Google mi segnala, mi consiglia, io i suoi suggerimenti, anche se Marco ha ragione, andrebbero presi con le pinze, perché poi noi diventiamo dei test per Google, è verissimo, lo credo anch'io, però mi diverto a migliorarlo sempre, anche perché più è performante, più la gente mi legge, viene sul mio sito. Mi piace molto fare questo. Io faccio quello che ha detto Marco, installo in questo caso, ho fatto attrezzare il servizio di hosting in modo che abbia librerie specifiche per gestire e supportare le immagini in WebP. Mi sto facendo una ricerca sui vari plugin, installo un plugin e poi vado su, io uso, perdonate, non l'avete citato, ma mi trovo molto bene con GT Metrics, vado a vedere che cosa succede in termini di velocità. Se vado a peggiorare, io WebP, Marco e Renato lo dimentico, però se per caso vado a migliorare, allora no, allora do retta a Google, ha capito? Questo è il mio ignorantissimo metodo, ecco. Mi sembra il metodo giusto, è un ottimo approccio, è quello che usiamo anche noi, cioè si fanno dei test, si seguono le indicazioni di Google e si cerca, diciamo, di seguirle facendo appunto, io faccio un trade-off, faccio un bilanciamento tra che risorse devi impiegare, che risorse guadagno, se c'è un utile uno dice sì, se non c'è però chiaramente uno dice anche no, poi dipende, io ho un blog che è più basato sui testi che sulle immagini, nel suo caso come restauratore le immagini invece sono più importanti, quindi in questo caso l'investimento sulle immagini chiaramente è maggiore, no? Quindi secondo me non c'è una risposta caso per caso. Sì, se uno ha un blog di immagini è chiaro che il problema dell'ottimizzazione delle immagini lo può anche spingere a dire mi carico il plugin che sulle immagini perché è il core business e magari rinuncia a dei plugin che invece per uno che invece lavora più sugli iscritti sono più importanti. È corretto. Lo dico, dipende, cioè non è si corretto, può fare. È corretto Marco e Renato ed educato farvi vedere il mio sito in modo che voi possiate darmi fare delle valutazioni o dirvi... Aspetta Vittorio, dipende tutto da Marco, io farei però, fermerei lo stop, Marco se hai tempo 5 minuti... Ma dunque io sinceramente purtroppo non ho tempo, però se Vittorio vuoi mandarmi un messaggio via LinkedIn nei prossimi giorni quando un minuto ci do un'occhiata con piacere. Vittorio magari dopo ti metti in contatto con lui perché adesso io devo... Secondo me devo chiudere un po' tutto e devo terminare. Anzi, scusate. Niente. Sentite, quindi io, se Giovanni Chiozza e Maurizio non hanno altro da chiedere, io fermo tutto quanto e vi saluto e alla prossima volta, alla prossima occasione.